Buongiorno, stamattina abbiamo cambiato località, siamo sempre nella Val di Vara, ma siamo a Varese, alla cooperativa casearia della Val di Vara. Andiamo a vedere come vanno a realizzare i formaggi. Allora, tutti i formaggi che vedete alle mie spalle sono totalmente biologici e senza conservanti. Inoltre, ora vi regalo una chicca, se questa tipologia di formaggi arriva a un certo punto e fa un pochino di muffa, proprio perché non ci sono conservanti, l'unica cosa che potete fare per non buttarli via, proprio perché sono salutari, sono comunque buoni nonostante la muffa, è passarli sotto l'acqua. Ora vi faccio vedere un formaggio in particolare che non soltanto è bellissimo ma è esclusivo di queste zone. Allora, ecco questo qui, stagionato di Varese Ligure, è affinato con le vinacce dello Chaquetra. Lo Chaquetra è un vino tipicamente ligure, è un vino tipicamente ligure e viene realizzato in queste zone. È un vino liquoroso rosso, è una specie di passito rosso, è buonissimo. Io l'ho provato qualche giorno fa dalla Luigina ed è delizioso. Spero davvero di poter assaporare uno di questi formaggi esclusivi qui della Liguria, perché mi incuriosiscono veramente tantissimo. Dopo aver lasciato la cooperativa casearia, abbiamo ripreso il nostro magico pulmino e siamo andati per monti per conoscere un po' più le realtà un po' più rurali e le fattorie della Val di Vara nel Varese. I paesaggi sono veramente qualcosa di incredibile e stare a contatto con la natura, io penso sia una delle cose più preziose e più belle che la Val di Vara offre a chiunque la visiti. Proprio il contatto con la natura, sentirla, respirarla, assaporare i suoi profumi è veramente impagabile. Oddio, assaporare i profumi degli animali non tanto, però anche vivere una vita un attimino diversa rispetto a quella a cui siamo abituati è stato davvero davvero piacevole. Immersion parecchio importante nella natura, siamo ritornati tra virgolette alla civiltà. Siamo a Varese Ligure e adesso pranziamo. You are like old dust over me, just like an angel. Allora, adesso ci facciamo una piccola passeggiatina a Varese Ligure dopo aver pranzato all'osteria Du Picchinetto. Siamo stati veramente benissimo, le frittelline di castagna erano, mamma mia, una poesia. E Varese Ligure è veramente molto carina, molto caratteristica, con le casine curate, tutte colorate, molto molto carino. Quindi niente, vi porto un po' a giro. Bella
la sdronatina qui nel borgo rotondo e dall'alto si vede ancora di più la conformazione di questo bellissimo borgo. Allora, come avete potuto vedere, la tappa di questo video è stata, tra virgolette, un po' più corta rispetto alle altre, un po' perché eravamo all'ultimo giorno praticamente della Val di Vara e poi subito dopo ci siamo presi un giorno di pausa per raggruppare tutte le idee e montare qualche video che c'era rimasto indietro per poi volgerci alla volta del Friuli. Quindi ragazzi e ragazze, spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi sia servito anche di ispirazione per viaggiare anche soltanto un po' con la fantasia. Per non perdervi i futuri aggiornamenti anche con l'ultima tappa del Friuli, vi invito a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi un bel like o un commento se siete mai stati nella Val di Vara o a Varese Ligure. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video.